Ci troviamo di fronte alla provincia di Biella, abbiamo assistito nei giorni scorsi all'insediamento del nuovo consiglio, naturalmente la nomina dell'attuale presidente Emanuele Ramella Pralungo, come abbiamo già detto un consiglio un po' a doppia velocità, perché il presidente insomma, è di centrosinistra, comunque è stato votato da una certa fetta di amministratori, i consiglieri, la maggioranza sono di centrodestra. Allora, ora il dubbio è, la provincia rischia veramente, siccome abbiamo un passato un po' triste, di essere in difficoltà, soprattutto per la discussione del bilancio? C'è stata una commissione nelle ultime ore, ci spieghi. Ma allora, dividere tra centro-sinistra e centrodestra diventa difficile in un'elezione di secondo grado, quindi io sono stato l'espressione di una pluralità di amministratori che probabilmente in cabina elettorale, nella loro cabina elettorale, non lo so, possono votare centro-sinistra o centrodestra, è indifferente, hanno scelto il sottoscritto come presidente della provincia appunto di secondo grado e vanno ancora ringraziati tutti. Il consiglio provinciale è chiaramente un consiglio più identificabile sotto un punto di vista prettamente politico-partitico, con 6 esponenti identificati nelle liste del centrodestra, 3 nelle liste del centrosinistra e 1 nella lista di Biella al centro. Abbiamo ottenuto una commissione l'altro giorno sulla tematica bilancio, perché è di fatto una competenza chiaramente del consiglio, cioè del presidente che lo sottopone al consiglio e poi il consiglio lo approva. Sono in corso in questi giorni ragionamenti, trattative con le forze politiche e sono tutte assolutamente pronte a fare ognuno rispettivamente qualcuno dei passi avanti, qualcuno dei passi indietro, per cercare una mediazione che permetta all'ente di funzionare velocemente. Non rischiamo il commissariamento, se è questo che chiedeva, come accadde, per il semplice motivo che la provincia 2.0 ha un sistema che scinde le due figure, cioè il presidente rimane lì, separato dal consiglio, il consiglio di fatto non può sfiduciarlo, il presidente non può sfiduciare il consiglio naturalmente, quindi abbiamo semplicemente competenze diverse. Quindi... Ecco perché abbiamo assistito proprio all'ultimo consiglio prima delle votazioni dell'ascesa in campo anche dell'attuale assessore all'istruzione e lavoro della regione Piemonte, che ha presenziato. In quella fase era stato bocciato il bilancio. Questo non è un rischio imminente, così non sembra. Così non sembra, nel senso, beh, lì era una situazione diversa, nel senso eravamo, diciamo, ci avviavamo già alla campagna elettorale, quindi ognuno era sulle proprie posizioni, quindi ognuno apriva la propria campagna elettorale. E quindi insomma lì vi era una richiesta da parte del sottoscritto di dotare l'ente per il 2022 di un bilancio, perché i termini di approvazione di un bilancio erano il 31-12, oggi i termini di approvazione del bilancio sono stati spostati dal governo alla fine di marzo, quindi abbiamo più tempo per lavorarci sopra. In commissione non sono state avanzate grosse criticità sul bilancio presentato, è stato riconosciuto che effettivamente è un bilancio tecnico, però sicuramente le forze politiche attraverso i consiglieri hanno la possibilità di presentare degli emendamenti.